Ciao e bentrovato. Oggi in questo video parleremo di un argomento molto interessante che riguarda il diaframma. Quante volte abbiamo sentito questa parola, ma spesso non sappiamo neanche di che cosa stiamo parlando. Il diaframma è un muscolo estremamente importante nel nostro corpo, sia dal punto di vista strutturale, quindi della funzionalità corporea vera e propria, ma il diaframma ha anche una correlazione molto stretta con quelle che sono le nostre emozioni. Poi vi spiegherò bene perché ha l'importanza sia in una determinata funzionalità, che è appunto quella strutturale, che in quella emozionale, come appunto abbiamo appena detto. Però prima di entrare un po' nello specifico, vediamo dove si trova questo muscolo, dove sta. Quello che stai vedendo è il nostro scheletro e quella cupola colorata che troviamo proprio al centro è il diaframma. Il diaframma ha una forma cupola o, se lo vogliamo definire, a paracadute e divide la parte toracica, che è la parte più alta, con la parte addominale. Qui non sono rappresentati gli organi, ma se proviamo a visualizzarli, capiamo che a questa altezza si appoggerà il nostro cuore, dietro ci saranno i polmoni. Sotto, in questa parte qua, ci sarà più l'impronta del nostro stomaco, a destra il nostro fegato e poi ci sono tutti gli organi che appartengono all'intestino. Quindi diciamo che il diaframma di per sé è quel tetto che sta sopra la zona addominale, che è questa qua sotto, e invece d'altra parte è il pavimento per quello che riguarda la nostra zona toracica. Anatomicamente il diaframma ha delle correlazioni con varie parti del nostro corpo, ma principalmente è coinvolto, essendo coinvolto in parecchie funzioni organiche, in parecchie funzioni dinamiche strutturali del corpo stesso. Vedete come prende rapporto con le nostre coste, con lo sterno e posteriormente il diaframma si aggancia, si aggrappa, se così vogliamo dire, alla nostra colonna vertebrale. E qual è la funzione del diaframma? Il diaframma ha una funzionalità fondamentale nella respirazione. Come dicevamo, è coinvolto un po' in tutte le funzioni del nostro corpo, ma principalmente il suo ruolo è quello respiratorio. Infatti, quando nasciamo da piccoli, se osserviamo un bambino, vediamo che il suo respiro è prettamente addominale, cioè lui respira molto di più con la pancia. Poi nel tempo, vuoi per i ritmi, vuoi per lo stress, vuoi per tanti motivi, stress emozionali, stress fisici, il nostro respiro tende a modificarsi e la tendenza un po' di tutti noi è quella di respirare con la parte toracica, con la parte più alta, con le spalle, che io spesso e volentieri faccio proprio questo esempio, il nostro respiro è quello di tirare sull'aria. Invece dobbiamo ritrovare lo stimolo diaframmatico, appunto di questo muscolo, e non tirare sull'aria verso l'alto, ma cercare di riportarla bene verso il basso, in maniera tale da riportare il nostro respiro dal punto di vista diaframmatico anche nella zona addominale. Questo è uno dei problemi che affligge tantissime persone oggi. Infatti, in una valutazione posturale, la respirazione è la prima cosa che viene presa in considerazione. Poi vedremo insieme anche un paio di esercizi che ci permettono di capire qual è il respiro, qual è il tuo respiro e soprattutto cercare di riprendere un respiro primordiale, quello che coinvolge il diaframma. Questo perché? Perché la mobilità e la funzionalità, o meglio anche l'elasticità del muscolo diaframma, permette di risolvere il più delle volte tantissime tensioni. Noi pensiamo a questa cupola centrale che, se è irrigidita e non viene stimolata in maniera corretta attraverso il respiro, può provocare tensioni a livello toracico. O d'altro canto può provocare tensione a livello lombare. Abbiamo visto come anatomicamente un muscolo che si collega a determinate zone della colonna, in particolar modo alla zona lombare, creando anche delle tensioni. Quindi capita spesso che riportando un equilibrio a quella che è la respirazione, quindi ristimolando il lavoro diaframmatico, molti problemi inerenti sia al tratto lombare, ma anche spesso al tratto cervicale, vengono a diminuire nel tempo proprio perché si tolgono quelle tensioni, quelle catene, quel tiro alla fune che si crea fra un diaframma non utilizzato e una struttura ossea come appunto la colonna vertebrale in sé. Inoltre, all'interno di questo muscolo passano delle strutture molto importanti, strutture vascolari.
dalla vena più importante all'arteria più importante, strutture viscerali come l'esofago, ecco perché il diaframma è anche strettamente correlato con la funzionalità digerente, con la funzionalità gastrointestinale. Tante volte no, ci diciamo dolore allo stomaco, mi sembra come di avere un pugno infilato nella zona sottosternale. Questo proprio indica che abbiamo un diaframma bloccato, un diaframma che non viene utilizzato nella maniera corretta. Poi vi avevo accennato inizialmente che oltre a questa funzionalità strutturale, il diaframma è correlato molto con le nostre emozioni. Nell'olistica il diaframma è definito lo spazzino delle emozioni. Perché? Perché quando abbiamo delle tensioni, quando accumuliamo stress emotivo, la prima sensazione che abbiamo è quella della pesantezza a livello, come vi dicevo prima, a livello sottosternale. Questo per quale motivo? Perché all'interno del diaframma stesso passa un nervo, che è il nervo vago, che è diciamo colui che gestisce tutta la nostra parte neurovegetativa, quindi tutta la nostra parte emozionale. Adesso ti mostrerò alcuni esercizi dove prima di tutto cercherai di capire se la tua respirazione è una respirazione addominale, che coinvolge quindi in maniera completa il tuo diaframma toracico, e poi esercizi di automassaggio e di allenamento del diaframma stesso. E per fare questo abbiamo bisogno di sdraiarci a terra o su un tappeto oppure con un tappetino da palestra, e per tenere la nostra colonna rilassata e distesa appoggiare le nostre gambe o su una fitball oppure su uno sgabello o direttamente sul divano. Ci mettiamo in questa posizione con la testa, le spalle e tutta la colonna vertebrale appoggiata al pavimento, le gambe o su una fitball o, come vi accennavo, su uno sgabello o direttamente sul divano a casa, per tenere il tratto lombare rilassato. Le braccia sono aperte a terra con i palmi delle mani rivolte al soffitto e ad occhi chiusi, accompagnati da una musica di rilassamento, ascoltiamo senza pensare a nulla il nostro respiro. Per qualche secondo sentiamo dove arriva la nostra respirazione e se coinvolgiamo o il torace o l'addome o ambedue i distretti. Cominciamo poi a dare un flusso più regolare al nostro respiro. L'aria entra attraverso il naso ed esce fuori attraverso la bocca. Posizioniamo le nostre mani sulla zona addominale, disegnando con l'indice e i pollici delle mani un cerchio dentro il quale mettiamo il nostro ombelico, e da qui prendiamo l'aria dal naso, la facciamo scendere fino in fondo alla pancia. Dobbiamo sentire le nostre mani che si sollevano al passaggio dell'aria, e poi attraverso la bocca buttiamo fuori l'aria sgonfiando l'addome, sgonfiando il torace e sentendo le nostre mani che spingono, creano una leggera pressione sulla zona addominale. Inspiro dal naso, l'aria entra fino in fondo alla pancia, le nostre mani si sollevano, il nostro torace si espande, buttando fuori l'aria sento come il torace scende, l'addome si svuota e le nostre mani spingono dolcemente per assecondare questo svuotamento.
Durante la respirazione cerchiamo di aumentare un po' la durata della fase espiratoria. Circa 2 o 3 secondi il tempo per prendere l'aria, almeno il doppio di tempo per buttarla fuori. Quindi mentalmente quando lavoriamo sulla respirazione contiamo: inspiro 1, 2, 3, butto fuori l'aria attraverso la bocca 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ripeto, diamo ritmo al respiro e diamogli anche un percorso ben definito. Facciamo questo esercizio per circa 10 respirazioni, 10-15 respirazioni. L'altro esercizio che ci permette di allenare il nostro diaframma, mettiamo una mano sul torace, proprio al centro, e una mano la manteniamo nella zona tra ombelico e pube, quindi nella parte più bassa del nostro, della nostra zona addominale, della nostra pancia. Da qui inspiro prendendo aria solo con il torace, quindi dovrò sentire mentre l'aria entra la mano appoggiata sopra che sale. Mi fermo, rimango in apnea. Da questa posizione di apnea l'aria passa dal torace all'addome, da qua passa sotto, quindi sentirò scendere la mano appoggiata sul torace, salire la mano appoggiata sull'addome e da quel passaggio poi attraverso la bocca butto fuori l'aria. Inspiro, entra nel torace, fermo in apnea, passo sotto, butto fuori, scarico. Facciamo questo esercizio per una decina di volte e poi invertiamo. Inspiro nella pancia, quindi sarà la mano sotto a salire. In apnea la passo dalla zona addominale alla zona toracica e butto fuori. Inspiro, l'addome si espande. In apnea la faccio salire al torace e butto fuori. E anche per questo esercizio lo ripetiamo per circa 10 volte. Chiudiamo poi il movimento, gli esercizi, tenendoci rilassati di nuovo e ritornando ad ascoltare bene il nostro respiro. Questa volta cercando di portarlo direttamente verso la zona addominale. Quando l'aria entra, il torace e l'addome si espandono. L'aria scende attraverso il naso, passa attraverso la gola, riempie come un vortice il torace, l'addome e poi piano piano la scarichiamo fuori all'esterno, sentendo che insieme all'aria escono fuori tutte le nostre tensioni e il corpo, a mano che respiriamo, si rilassa sul pavimento. Bene, questi erano una serie di esercizi che ci portano a renderci consapevoli di quello che è il nostro respiro e ci aiutano ad allenare il diaframma, quindi a sentire quella che è la nostra respirazione. Ti invito a iscriverti al mio canale YouTube Rieducati e ad attivare le notifiche in maniera tale che sarai sempre aggiornato nel momento in cui usciranno nuovi video. Segui la mia pagina Facebook Rieducati e su Instagram a Bea Battaglini Posturologa. Il prossimo video tratterà del tratto cervicale, quali sono le sue tensioni e soprattutto piccoli consigli per poterci aiutare ad alleviare il dolore cervicale. Grazie, ciao!